che hanno pubblicato tutti i dati che ti avevo dato, perché dopo l'alluvione hanno pubblicato. La situazione è relativamente tranquilla, insomma i livelli sono abbastanza bassi, soprattutto della cassa di espansione adesso. Sì, i livelli sono bassi, è una piena abbastanza tranquilla, stava sui 2 metri a Rubiera, quindi era una piena che non creava problemi, 500-600 metri cubi al secondo. E il problema qua della cassa di espansione è che attualmente stanno lavorando sugli argini, ma abbinato bisogna ampliare questa cassa di espansione. Bisogna modificare la diga perché è stata costruita negli anni 70 senza grande esperienza, quindi sono stati fatti degli errori di progettazione e quindi sono necessari dei lavori imponenti per metterla, adesso parlano di metterla in sicurezza per le piene medie, TR50, ma anche questa messa in sicurezza per le piene medie non è finanziata, è finanziata su circa 50%, quindi c'è un problema di mettere in sicurezza il fiume, quindi con la cassa di espansione di argini per le piene grandi. Quello che stanno progettando è per le piene medie, ma anche le piene medie non è ancora finanziato. Ecco, qui siamo nel punto in cui praticamente il fiume, superata la diga, si viaggia verso Modena. E qui c'è anche un canale di immissione in cui si immette la cassa di espansione a valle. Sì, qua molto spettacolarmente praticamente l'acqua esce dalle bocche, si frange contro cosiddette ancore in cemento armato che ne rompono l'impeto, cose che vennero cose progettate negli anni 70. E poi prosegue allagando la zona che voi vedete quando passate in autostrada tra l'incrocio tra la 22 e la 1. Questa zona è una zona allagata, una zona golenale che è quella che salva Modena, perché praticamente il fiume oltre la cassa ha questo sfogatoio che riesce in qualche modo a salvarci. Sempre per le piene piccole, perché se superiamo una piena TR20, una piena piccola, c'è solo San Gimignano che ci può salvare. Eviani, qui siamo nel punto in cui la cassa praticamente ha il suo tappo che sfoga a valle della diga, però in questo caso vediamo che l'acqua, anziché defluire dalla cassa verso il fiume, esce dal fiume e si butta all'interno della cassa, è come un percorso inverso. Sì, praticamente qua quando questo è stato concepito, quando la cassa si riempie, c'è bisogno di una paratoia che faccia svuotare rapidamente, perché in caso di una piena successiva ad avere a disposizione nuovamente l'invaso. Il problema è che è tutto vecchio, c'è il problema, come abbiamo detto, della diga, che ci sono errori di progettazione, c'è il problema del tracimatore, che anche quello andrebbe raddoppiato e dotato di paratia. E c'è anche questo problema, una cosa di vecchissima, e quindi qua probabilmente avrà qualche problema di non tenuta, ma sono tutti problemi del fatto che non si è investito, stiamo parlando di un'opera dell'80, non si è investito in 40 anni nulla. Qua però oggi possiamo stare relativamente tranquilli perché ci sono tanti metri rispetto al colmo dell'argine, insomma, questa cassa ancora da riempire tranquillizza, insomma, vista da qua. Sì, c'è da dire che spesso la gente vede questa cassa immensa, c'è spazio, però dalle valutazioni che sono state fatte, in caso di una piena grande ce ne vorrebbe un'altra di questa dimensione, cioè noi stiamo parlando che ci si aspetta piene veramente enormi, piene. Se noi parliamo di una piena del 2017 che ha mandato in tilt Modena con l'acqua che a Ponte Alto stava per tracimare di 1200 metri cubi al secondo,
ci si aspetta piene anche superiori ai 2000 metri cubi al secondo. Quindi queste cose vanno pensate. Abbiamo 40 anni di sonno totale, però anche adesso da parte della politica c'è una difficoltà a fare investimenti che, come abbiamo visto a Venezia, come vediamo dappertutto, se si ripresenta una piena come del 66, va sotto Venezia, andiamo sotto noi, torna ad andare sotto Firenze, e c'è un problema di mancanza di investimenti.